Fratelli d'Italia si aggiudica la presidenza di tre delle cinque commissioni che si sono insediate questa mattina agli ordini del nuovo presidente del Consiglio Comunale Gianni Santilli al comune di Pescara. Tra oggi e domani sarà completato il quadro con l'elezione di presidenti e vicepresidenti. Questa mattina dunque la composizione delle prime cinque. La commissione finanze sarà presieduta da Giuseppe Bruno dell'UDC. Presidente della commissione lavori pubblici sarà Massimo Pastore di Fratelli d'Italia. Presidente della commissione ambiente e parchi Alessandro Dall'Oro. Alonso di Fratelli d'Italia, Commissione Statuto Giuseppina D'Angelo, anche lei di Fratelli d'Italia. In mattinata sarebbe dovuta definire anche l'indicazione del Presidente della Commissione Sport, ma manca accordo ancora tra le parti e potrebbe così slittare domani insieme all'elezione di altri sei presidenti per altre sei commissioni. L'augurio di buon lavoro da parte del nuovo Presidente del Consiglio Comunale Gianni Santilli. Il ruolo delle commissioni è importantissimo, in alcuni casi anche determinante, perché vengono esaminate tutte le problematiche che poi passeranno all'interno del Consiglio Comunale, ci saranno dei pareri importanti che le commissioni dovranno rilasciare, quindi è un ruolo molto delicato e molto importante. Tra l'altro in programma l'avvallo a determinati progetti molto importanti per lo sviluppo della città. Allora, sicuramente noi abbiamo già tanti progetti in atto nella nostra città, qualsiasi altro progetto ci sarà, che arriverà nuovo, sarà sicuramente prima vagliato dalle commissioni, varie commissioni, lavori pubblici, mobilità e quant'altro, e dopodiché approderanno in Consiglio Comunale.